Le mani non si possono dare. Mettiamo un caffè, c'è un caffè. No, che cazzo, che mai a dire? Mi disse il cane, mi disse il tengo, la puoi, ma cazzo. Quasi meno, ma tu vai chiamare lì, cioè, cosa deve fare? Non ho capito. Non ha mai avuto problemi di questo genere. Lei non è. Io, capito. Sì, poi a metà. Allora, scusa. Sì, ho capito, perché avessi a fare? Che mi sta domandando? Non esiste chi sta domandando? Mi domanda, mi una retta di 500 euro e mi fa fare le pare. E poi vai su, fai più bello tranquillo. Ok. Nessuno si chi si chiama Pizzo? No, no. No, non si chiama Pizzo. Però Pizzo si chiama Pizzo in giallo di cavallo. Non è cosa sua. E dunque? Io le faccio vedere una lista, sai cosa è questa lista? Okay? Lista magari io ce l'ho uno come un piccolo che pare, però ci faccio a vedere, questo si chiama Faicone e Borsellino. Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una sola volta. La marava della favola qua. Che lei chi su tutte le vittime della mafia. E chi sta in mafia? E lei si avesse pure a dimostrare minimamente mortificato per quello che mi sta chiedendo. No, questo se lo conservi, no, si studia. No, perché no, non se li studia? No. Se lo tenga. Questi sono tutte le vittime della mafia. Se lo tenga lei che deve studiare. Si vergogni di chiedere il pizzo. No, che cosa fa domani ora? La fessa, sì. Ce la faccio vedere la fessa. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e incoscienza.